Verranno resi noti giovedì i dati ufficiali delle elezioni regionali, ma è già noto che saranno tre i candidati algheresi che entreranno a far parte del Consiglio regionale, Mario Bruno, Carlo Secchi e Pietrino Fois. I commenti di Gianni Olandi, giornalista della Nuova Sardegna, e Claudio Montalto, avvocato algherese. Se i risultati delle ultime elezioni regionali dovessero confermarsi per quanto riguarda Alghero, che allo stato attuale prevede tre consiglieri, Mario Bruno, Carlo Secchi e Pietrino Fois. Il solo numero per Alghero è un fatto eccezionale, non è mai successo, è un evento storico che Alghero venga rappresentata a Cagliari da tre consiglieri. E tra l'altro si tratta di tre persone che conoscono molto bene i problemi di Alghero, al di là delle ideologie o delle appartenenze politiche. Tutti e tre dovranno rispondere agli elettori che li hanno votati, quindi dovranno e impegnarsi per fare gli interessi della città che li ha votati, appunto. Carlo Secchi è uno che i problemi della città li conosce, è stato sindaco, sembra quasi un premio alla carriera, questo è una cosa che ci fa felici, è una soddisfazione per tutti, al di là di chi lo ha votato o di chi non lo ha votato. Mario Bruno ha lavorato bene nel corso degli ultimi quattro anni e mezzo, è stato l'anello di congiunzione del territorio con la regione, e Pietrino Fois ha una vasta esperienza, avendo fatto per due volte l'assessore regionale, ma Pietrino è ricordato anche per l'occupazione che fece della strada Sassari-Alghero, quando con un camper si mise lì fino a quando l'ANAS non riprese i lavori e portò a compimento le gare di appalto. Ripeto, è un risultato storico del quale siamo tutti molto soddisfatti, e debbono lavorare per Alghero, le capacità ce le hanno, sanno cosa debbono fare, essere rappresentati in sede del Consiglio regionale da tre esponenti politici, peraltro con esperienza, con capacità riconosciute, è un bel risultato, non c'è dubbio che è un bel risultato che non era neanche prevedibile all'inizio. La prima osservazione è la più ovvia, che Alghero aumenta la rappresentanza politica in Consiglio regionale piazzando tre consiglieri, mentre prima ne aveva soltanto due. Sembrerebbe in apparenza, ed è sicuramente un risultato soddisfacente, che però pone in risalto che il partito di maggioranza relativa nel centrodestra, che è il vincitore di queste elezioni, non colloca nessun rappresentante. Io non posso che ribadire quello che avevo detto in analisi precedenti, che le divisioni non pagano, la PDL si presenta con due candidati che si elidono, quindi questo mi sembra una delle osservazioni da fare, che richiama un concetto che io ho espresso spessissimo, che il problema non è solo il governo di una città, ma è la costruzione di una classe dirigente, che deve essere il prodotto di un dibattito ampio, complesso, quotidiano, che non escluda nessuno, che non veda nemici ma solo avversari, e che possa produrre una classe dirigente nella società che possa permettere ad Alghero di avere un'idea di sviluppo condiviso e quindi una rappresentanza a questo adeguata.